Siamo con Padre Giovanni, domani celebreremo 70 anni di sacerdozio. Accanto a noi inviterà tutta la cittadinanza, proprio racconterà la sua esperienza vocazionale. Padre Giovanni, cosa ci vuole dire della sua esperienza vocazionale? Ecco, avevo frequentato la scuola elementare e promettendo una mia zia, essendo sorella mia nonna, essendoci stato dietro un figlio, si è impegnata di sostenermi per il seminario. E così sono entrato in seminario. Però alla fine dell'anno, perché proposto, non vorrei né il nonno né la zia. Ero orfano. I miei fratelli mi hanno sostenuto. In terza media è morto mio fratello. Sono andato venduto. E poi, quando stavo ritornando al seminario, mia madre si è messa davanti alla porta, ma proprio il seminario per andare. Sì, una prima, una seconda e una terza volta. Ha detto semplicemente, o signore, non aiutare. Ed ecco, sono qui dopo tanti anni. Chi c'era come... questo lo posso dire. Chi non c'era è... come rettore di seminario in quel periodo? Filippo Iacolino. Antenne, il vescovo Peruzzo. Il vescovo? Il vescovo era... Giovanni Battista Peruzzo, e sono stato ordinato da Giovanni Battista Peruzzo. In quale città è stato da sacerdote? San Buca di Cisiena. San Buca di Cisiena un anno e poi 13 anni a Cisiena. E dal 1962, di settembre, fine settembre, sono qui a Palma. Nel 1993 a riposo, però ho continuato a collaborare con i vari parroci che sono stati in questa chiesa e come vedete sono ancora in questa chiesa. Grazie. Ringraziamo il Signore e così i miei, che il popolo mi ha accettato, mi ha stimato, ma ho fatto quello che ho potuto, che è molto poco di quello che avrebbe voluto il Signore. Concludiamo con un messaggio sul sacerdozio. Secondo lei il sacerdozio che cos'è? È Gesù in terra. Giorno addietro confessando una buona signora, confessando alla fede, mi ha detto, senta, quando lei mi abbraccia, così facevo spesso dopo la confessione, mi dà l'impressione che abbraccio Gesù. Grazie. E questo è il sacerdote oggi, è un altro Gesù. Speriamo sempre che ci siano tante, tante rivocazioni. Ora grazie a Dio, in questa età ancora celebro e qualche volta faccio qualche altro ministro, qualche altro sacramento. Ora grazie a Dio e aiuto le confratelle. La ringraziamo, ora ci dia la benedizione a noi e a tutti quelli che stanno ascoltando. La benedizione potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Amen.